Gli studenti cileni sono tornati in piazza mercoledì 25 aprile 2012 per riprendere la lotta a favore del diritto a un'istruzione superiore gratuita e qualitativamente adeguata. Tra 50.000 e 80.000 studenti hanno invaso le strade della capitale, Santiago, e di diverse altre città cilene per protestare contro la politica del governo di privatizzare l'educazione scolastica, creando di fatto una netta demarcazione classista tra ricchi e poveri, tra chi può permettersi un'istruzione di buon livello e chi invece è costretto, a causa delle tasse studentesche troppo alte, a rinunciare agli studi. A nulla sono valse le aperture del governo, come l'abbassamento dal 6 al 2% del tasso sui debiti contratti dagli studenti con le banche per pagarsi gli studi. I leader degli studenti ritengono inadeguate le promesse del presidente Sebastián Piñera e parlano invece dell'imminente arrivo di un ulteriore incremento, circa il 10%, delle spese medie per l'istruzione, abbastanza per convincerli a riprendere le proteste. Quella del 25 aprile è la prima grande mobilitazione studentesca in Cile del 2012 dopo le manifestazioni del 2011, definite le più grandi dai tempi del dittatore Pinochet. Nel marzo 2011 a Santiago alcuni scontri tra studenti e polizia si sono conclusi con diversi atti di vandalismo, una cinquantina di dimostranti furono arrestati e almeno 5.000 persone riportarono ferite.